la mia opera consiste in 12 basoli di terracotta che vanno a modificare il tessuto urbano della città. Questa è un'opera di arte urbana, quindi ogni installazione va a definire un angolo della strada. L'idea principale, possiamo dire, che oltre a quella di lasciare un segno nel centro storico della città, è quella di voler rappresentare in qualche modo degli organismi marini, cioè qualcosa di organico, dei fossili di organismi che sono esistiti prima, organismi anche abbastanza astratti. A volte quindi c'è il mistero di cosa si va ad incontrare nel prossimo percorso, nella prossima pietra proprio. Il lavoro è stato articolato in 4 zone di Salerno: via Mercanti, via Duomo, San Pietro a Corte e la traversa alta di via Duomo. È interessante che l'artista vada a intervenire su aspetti dell'urbano. Può essere questo l'inizio di un approccio artistico all'architettura urbana della città.